Buongiorno a tutti quanti e bentornati su Gaming Galaxy in nostra compagnia. Mark Darra, come sempre calmo e pacato nelle sue risposte su Twitter, ci fa sapere che la demo che andremo a giocare sarà profondamente diversa dal gioco finale. Questa demo è una presentazione del gioco in sé e viene fatta con parecchie differenze da quelle che saranno presenti poi nel gioco finale. In questo caso, Mark ci ha fatto un bellissimo elenco di cose che non ci saranno nella demo. L'elenco è il seguente, che vedete a schermo, cioè partiremo in una missione a metà dell'avventura principale con tutto ciò che ne consegue. Non avremo i tutorial, non avremo la possibilità di scegliere il nostro pilota, il bilanciamento di tutto ciò che ci riguarda sarà super differente dal gioco, l'economia della demo sarà completamente differente da quella del gioco finale. Mancano ovviamente 6 settimane all'uscita del gioco e di conseguenza non avremo 6 settimane di bug fix. Avremo un solo arco narrativo e una missione, roccaforte, e un po' di esplorazione libera. I controlli per PC saranno leggermente meno precisi di quelli che avremo all'uscita, sono state rinominate molte cose per differenziarle dal gioco principale. Quindi, tirando due somme, avremo una demo parecchio diversa dal gioco principale. Pensando e tenendo bene a mente ciò, è probabile che Bioware ci voglia dare un'esperienza di gioco fugace, in grado di scoccare una scintilla di hype in noi, ma che comunque voglia tenere la lore e tutto il resto del suo mondo ben oscurato fino all'uscita del gioco. Vi ricordo, come sempre, che per tutte le novità, i video e anche la ricerca di clan o persone con cui giocare, potete fare affidamento al gruppo Facebook di Playprice o FICA, Federazione Italiana Community Anthem. Iscrivetevi sia a questo canale YouTube sia al gruppo Facebook per rimanere sempre in contatto. Ricordo inoltre che dal 25 al 27 saremo presenti su Twitch con Anthem. Cercate i nostri canali qua sotto nei video e noi ci riaggiorniamo alla prossima volta. GG a tutti quanti!